Ciao belle, je suis Marcel Astantoine, come dicono francesi, Marcello Mestre Antonioni, fotografo d'alta moda e direttore di Marcello Model. Sai che sono un po' scocciata, perché devo impiegare due persone soltanto per gestire tutte le comunicazioni che viene dalle mie amante mondialmente, sai? Perché io ricevo a Via Veneto 69 e anche tramite l'internet, soprattutto su questo canale qua, un sacco di messaggi delle mie amanti che soprattutto dicono: Marcello, ti amo. Non in quella voce, questa è la mia voce, voce immaginate, una voce più femmina, no? Marcello, ti amo, capisci? Insomma, uffa, mi stufa, perché dai, impiegare due persone per rispondere a tutte le donne del mondo che mi amano non è giusto, no? E oggi, stasera, io spiego un po' come gestire la tua vita, Perché amare me, anche se è una cosa logica, bellissima, pieno di fantasia, e alla fine è una cosa anche romantica, ma alla fine è una cosa in pratica, perché la possibilità, la probabilità che tu faresti l'amore con me è zero. Questa è la verità, no, è meno di zero, è un numero negativo, questo è quasi impossibile, capisci? Finché non sei un fotomodella famosa, anche un fotomodella di un top model, capisci? Non parlo delle fotomodelli provinciali, con agenzie piccole o sconosciute, io parlo con delle agenzie famose, tipo Marcello Model, tipo Ford, tipo Casablancas e altre. Se non sei bella, vergine, erotica, innocente e anche un animale, non hai la possibilità di andare con me. Allora, cosa fare con la tua vita, visto che la cosa che vuoi di più nella vita non è possibile? Io penso di quella canzone delle sassi rullanti, no? Di Michele Jagger, che dice: non puoi avere tutto quello che vuoi. E questo è intelligentissimo, mi pare. È una cosa che si fa ripensare. E in questo caso, io sono la cosa che non puoi avere, allora fermati di suonare, fermati di fare le fantasie, che sei accanto a me nella mia Formeo Spider, guidando intorno al Colosseo facendo l'amore. No, alzati, svegliati. Questa non è la realtà per te, è la mia realtà, comunque. E il problema economico alla fine, non parlo di soldi, parlo di come dicono.
americani, supplì e demande, che c'è soltanto uno di me e ci sono molti di te, capisci? E io sono la comodità che è scarsa, sono raro, un uomo con un pacchetto integrale, cioè bellissimo, sexy, ricco, intelligente, serio, vestito in alta moda sempre, famoso, che viaggia, capisci, io sono un pacchetto totale, ma te devi compromettere nella vita, non puoi avere tutto, non puoi avere me, quindi bisogna pensare e io ti aiuto, faccio un suggerimento, compromettere, ok, pensiamo che non troveresti un uomo bello come me, magari sexy come me, ma troveresti qualcuno, no? Uno che può, con due occhi, con un naso, con due bocchi, con una bocca, uno che non puzza troppo, che non è troppo brutto, capisci? Guarda intorno a te, sicuramente c'è qualcuno che è sufficiente per la vita. Ma secondo me esistono i uomini belli, anche sexy, non so, avevo sentito parlare, no? Vestito come me, no? Famoso come me, no? Ricco come me, no? Comunque devi compromettere. Questo è il mio avviso a te, capisci? Mi dispiace. Veramente mi dispiace per te. Perché se io fossi te, io vorrei andare con me subito, proprio senza neanche parlare, capisci? Io capisco il dolore che senti, capisci? Allora niente, questo è il mio avviso del giorno, un avviso bellissimo. Mi pare che questo mio 46° bel film che ho fatto per te, per voi, il mio amante, e volevo solo dare un po' del mio avviso. E allora fermati di scrivere lì chiedendo di fare un rendezvous, come dicono gli americani, con me, intimo. Non succederà, mi spiace, la mia agenda è troppo piena già, quindi niente, io me ne vado per un'altra notte pazza, e vi lascio con il mio unico bacio francese, no? E ci rivedremo prossimamente a casa mia, nel mio letto, capisci? Allora, ciao.